Buonasera amici ascoltatori, benvenuti al Moontalk, il programma che ogni settimana vi tiene informati su quelli che sono i fatti più interessanti e le curiosità più belle. Noi siamo Andrea e Francesco in regia. E Ciao a tutti. tra queste curiosità più belle ci sono sicuramente i segreti di Google, perché tutti si incuriosiscono quando si parla di Google, perché è questa super azienda che dal nulla è saputa diventare un colosso nell'industria dell'informatica mondiale e nel suo motore di ricerca, che è insomma la prima cosa per cui è diventata famosa, ci sono numerosi segreti e giochi nascosti. E noi stasera parleremo di questo. Infatti io direi di subito di passare col primo. Infatti, Google Secret. Dai, Google Vai, Secret. andiamo. Se siamo sulla pagina di Google, no? Quella che tutti conoscete. Quella è la solita pagina di Google. Poi cosa facciamo, Francesco? Dove dobbiamo andare? Andare su, la barra, e noi cerchiamo qualcosa che ci piace esatto. cercare. Cosa cerchi Per te di esempio, solito? potremmo cercare Where is Chuck Norris? Puoi cliccare su È una mi domanda che sento. tutti ci Sì, dov'è facciamo, no? Chuck Tutti i Norris? giorni. Clicchiamo su Mi sento fortunato. La risposta è Google won't search Chuck Norris. Because it know you don't find Chuck Norris, it find you. È Chuck Norris che ti trova. Quindi meglio non Meglio non cercarlo. cercarlo perché ti farà malissimo. E Google ha anche delle cose molto più utili a parte Chuck Norris. Ci Sì. sono altre funzioni molto più utili, cioè il calcolatore di percentuali. Infatti, se digitiamo per esempio 50% off 1500, lui ti calcola il 50% del 1500, oppure 20% off 200, ti Beh, calcola. questa è la funzione primaria di ogni computer, non è che ci vuole. Però anche su Google, forse non tutti lo sapevano, ti fa anche convertitore di valuta aggiornato in tempo reale. No! 60 euro in dollari, ti dice precisamente quanti sono. Insomma, adesso poi dipende quando leggete, magari è sceso o salito, a differenza del mercato. Se cerchi su Google Anagram, lui ti dice: Do you mean Nag-aram? Nagaram? Giustamente, fare l'anagramma. Poi, invece, se vai su Google Immagini, che è una sezione di Google, infatti possiamo vederla, Francesco, aggiornala, Ragazzi, vabbè, ok? non lo sapevo che potesse cercare anche le immagini, meno Google male che me lo Immagini, dici te. e su Google Immagini possiamo cercare Atari Breakout. Praticamente, schiacciando invio, cosa succede? Succede Bam. che la pagina delle immagini diventa il gioco del... Come si potrà chiamare? Breakout si chiama. Insomma, Non lo so, con non lo la pallina conosco. che scorre, tu devi distruggere i mattoncini, Ah, e con la barra quello. spaziatrice in basso devi cercare di non far cadere la pallina Sì. nel baratro. E poi alla fine, vabbè, praticamente Ah, giusto, i giusto. mattoncini che distruggi sono le immagini che sarebbero nel Google Immagini. E poi dopo praticamente c'è la schermata finale in cui ti dice che punteggio hai fatto, e possiamo anche procedere, Francesco, andiamo più avanti. E ok, vedi, 12, fai io ho schifo. fatto schifo perché era solo una prova. Poi c'è, cercando Benchley Park, abbiamo come vedete indicato dalla freccetta, una sorta di codice che si decripta fino a diventare Benchley Park. Questo è una cosa molto simpatica, provatela. Ma cosa sarebbe questo Benchley Sai Park? che non lo so, l'ho fatto, ma poi dopo non mi sono scordato. Vabbè, se per caso vi Scrivetecelo voi. interessa questo Benchley Park, insomma, Sì, un scrivetecelo. caso così. Ok, scrivendo invece blink.html, compare questa ricerca delle parole blink, ma con la parola blink che lampeggia nel vostro display. Adesso qui sono ferme immagini, quindi non si nota bene, ma potete notare la scritta blink che in tutti i suoi punti lampeggia. È una cosa simpatica, così, per passare il Così. tempo. Okay. Cliccando calcolatrice hai l'accesso alla calcolatrice scientifica di Google. Anche questo, cioè, in che futuro viviamo? Esatto, si può cercare addirittura il fuso orario aggiornato in tempo reale, cioè io ho cercato per esempio era ieri sera, fuso orario di New York, e 16:15 mi è salto fuori. Poi si può cercare altre cose, tra cui abbiamo il meteo, sempre a New York, perché a quel punto mi sono impuntato, oppure si può anche tradurre cose in inglese, cioè traduci cacche in inglese, lui ti dice immediatamente, senza andare direttamente nella soluzione traduttore, come si dice cacca in inglese, cosa utilissima. E Beh sì, ormai altre cose. ha tutte le funzioni del ormai noto Google Now dei Sì, sì, sì. telefoni di Android. Ok, Google Now. Allora, no, sai quanti telefoni delle nostre persone che ci stanno ascoltando si sono accesi adesso? Sì. Ok, Vabbè, Google. no. Vabbè, abbiamo anche delle piccole chicche su Google Maps. Cioè, andando da Beacons a Snowdown, il mezzo di trasporto più consigliato da Google è il drago. Questa funzione mi è funzionata solo una volta, poi l'ho ricercata Cioè, due come tu puoi andare da questa cittadina o tre. Lui ti che è consiglia di prendere un Brecon drago. Beacons, tra l'altro Sì. bellissimo nome, a Snowdown,
Snowdon, che vabbè, Snowdown, perdonatemi i cittadini di questo paese, ma... i Snowdoniani. Praticamente sì, Google ti consiglia di prendere il drago perché fai prima, ci metti pochissimo, è più veloce. Io però ho fatto questo trucco e mi è riuscito solo una volta, le altre volte non sono più riuscito. Il drago non ha misure di sicurezza, cioè alla fine non c'hai le cinture, sei all'aria aperta, sì, è un po' scomodo da quel punto di vista, sì, è brutto, non andrà dritto per... cioè non è nerva tutto magari... no, vabbè, però comunque se vuoi mettere, prendere il drago, insomma, c'è un'altra cosa bellissima. Andando da Fort Augustus a Earthward Castle, possiamo usare Nessie, il mostro di Loch Ness, ecco. E ci mettiamo veramente di meno rispetto agli altri mezzi solo di trasporto, solo per palombari però. Sì, non lo so, no, è cavalcandolo da sopra magari, se gli dici, ma non... se lui dopo un po' si stufa vuole andare, cioè insomma, poi Nessie bisogna contrattare. Poi tra l'altro Nessie è una femmina, sembra. Sembra. E digitando su Google Dua Barrel Roll, scusate, si storpia. Google si storpia, è una cosa simpatica. E poi cercando sempre su Google The Answer to Life, The Universe and Everything, ti dice che è il numero 42, come in Guida Galattica per autostoppisti. Lui calcola questa cosa, ha deciso che la risposta a tutto è il numero 42. E poi cercando invece il numero di corni di un unicorno, the number of horns of a unicorn, è scelta fuori che sono uno, giustamente Google non si fa perdere, No, un corno e basta. E digitando tilt o askew, praticamente ti tilta la pagina, va un po' di lato, sì, no, è come, sì, quello lì è un po' spostata di lato, succede, okay. Questa cosa mio meglio che me lo dici tu, perché proprio... Ma perché si nota poco, devi vedere il movimento. Noi ragioniamo invece per fermi immagini, quindi sì. La nostra tecnologia non è ancora arrivata a avere i video in contemporanea. No. Digitando invece Zerg Rush, c'è il giochino più bello, che è questo giochino che compaiono queste O di Google e ti mangiano tutte le lettere della tua barra di ricerca. Non puoi più cercare niente. Sì, esatto. Tu devi cercare di ucciderle col mouse e alla fine si completa la scritta con la doppia G, good game, credo che sia, e poi hai il tuo punteggio, insomma, puoi dirlo ai tuoi amici, essere il più figo della scuola. Poi abbiamo anche un trucco per aggirare il firewall magari aziendali, cioè andando su Google Translate, digitando un sito a caso, ti si apre il sito tradotto in una lingua, e in questo caso può essere, non funziona sempre questo trucco, che Google bypassi il proxy praticamente. Sì. E tu perché hai cercato ANSA? È il primo sito che mi è venuto in mente. Poi possiamo usare un altro trucchino, questo trucco è... questo trucco non l'ho riportato, ma mettendo la et tbs uguale qdr 2.n10 per esempio, puoi vedere nelle fasi di ricerca praticamente provo a rispiegarlo. Sì, digitando vediamo, aspetta, mi ci metto anch'io. Non puoi. Eccomi, dimmi. Digitando dimmi. Calcio e poi magari ci metti la quella at tbs uguale qdr 2.n10, puoi cercare dammi una penna, tutte le notizie che praticamente sono avvenute nel mondo che riguardano questo argomento. Ed è una cosa interessante, anziché n10 puoi mettere n5, n sono l'indicazione dei minuti, oppure s5 se sono tutto quello che è uscito negli ultimi 5 secondi, oppure H5, H4, H6, tutto quello che è uscito nelle varie ore. Usatelo, è utile quando cerchi le ultime notizie riguardo un argomento. Poi invece, se non vi ricordate una parola, ma vi ricordate tutto il resto, digitando l'asterisco al posto di quella parola, Google cerca di indovinarvi la parola che state cercando, che completa quella frase. Aspetti, questa frase è difficilissima. Noi abbiamo provato... Il cielo è sopra Berlino. Ovviamente il cielo azzurro sopra Berlino, immediatamente è stato fuori. E poi possiamo anche fare ricerche legate a un sito, cioè se cerchiamo per esempio, io qua ho fatto Pippo Franco poi ANSA, esatto, site 2. ansa.it ti cerca tutte le notizie, cioè, le pronunce devi farle bene, site. ansa.it ti cerca tutte le notizie riguardanti questo personaggio o questa cosa che state cercando in quel sito che state cercando. E perché la prima ricerca è stata storia di Bombolo quasi una favola? Chi è Bombolo? Storia di Bombolo quasi una favola, cultura, ansa.it, esatto. Cercate chi è Bombolo. Ma si cerca, guarda, scritto lì sotto. Poi abbiamo... non serve andare su Google Maps, ovviamente se cerchi su Google da per esempio Parma a Piacenza ti fa tutta la strada che devi fare senza dover andare su Google Maps. In questo caso prendete la 1 direzione Milano. Sì, magari, sì. No. Oppure potete passare anche per Fidenza, fermate l'auto, è bello anche passare di lì.
c'è anche una funzione definizione definizione due punti, Google ha un suo vocabolario che ti dà la definizione di un certo termine. Vocabolario moccolo. Moccolo. Certo. Dubbio. Se avete un dubbio su etimologia di una parola, sul significato, sì, basta googolarlo e loro ti dicono. Definizione due punti, lui ti dice la definizione. E poi abbiamo anche una cosa molto utile, che, beh, utile, insomma, se siete degli inventori in erba, che è Google Patents, che sono tutti i patentini, cioè i come si dice in italiano, patentini, i brevetti, riguardanti certe cose. Tu, io per esempio ho cercato un brevetto, ti si apre la pagina di ricerca Google Patent, andiamo avanti, ti si apre Google cerca brevetti, tu scrivi qualcosa, per esempio io ho cercato dildo, ci sono tutti i vari sezioni delle, bellissimo, ci sono tutte le, tutti i disegni, bellissimo, cioè, beh, studi, anni e anni di studi per una roba del genere. Fantastico. Però è interessante, cioè, può essere usato anche per maniere più intelligenti. Sì. Se invece siete alla ricerca di un file preciso, potete usare le due. Come si chiamano? Le due freccine? Le due... diciamo, io li chiamo il maggiore e il minore. Però. Sì, il maggiore e il minore. Sono delle virgolette. Diciamo, seguito sì, da filetip.pdf, per esempio, e Google cerca esattamente quel file. Quel file. Vabbè. Non cerca la pagina e non cerca cose riguardanti. Poi, se invece avete una foto nel PC, ma non sapete cos'è, andando su Google Immagini. Vai avanti, lui ti si apre una pagina che dice puoi caricare un'immagine, caricando quell'immagine tu, io per esempio morto, ho caricato un'immagine, continua a scorrere, per esempio io ho caricato l'immagine di Arrigo Sacchi, ho detto voglio sapere chi è questo personaggio, faccio finta di non conoscerlo, ho caricato avanti, me l'ha caricata, e questo poi, è il famoso Google e poi andando avanti ricerca tramite caricamento file Arrigo Sacchi, e lui ti becca e ti dice questo è Arrigo Sacchi, ma era proprio lui, esatto, e tu dici ah cavolo, ecco chi era, insomma, poi sarà utile nel caso di cose un po' più intelligenti, cioè Arrigo Sacchi era facile da capire. Poi c'è digitando Marque, te lo dico così, punto HTML, le informazioni sulla ricerca scorreranno in orizzontale, praticamente ci sono queste informazioni che scorrono in orizzontale, adesso le evidenziate, di solito scorrono quelle cose lì. Vabbè, è una cosa stupida. Non l'ho capito, ma i nostri se non avete niente da fare, volete ammazzare il tempo, scrivete marque.html e ci sono le informazioni che ti scorrono in orizzontale. Adesso qui c'è un fermo immagine, purtroppo, ma avrebbe... Ah, tipo Matrix? Sì, no, in orizzontale, non in verticale. È come se fossero dei titoli di coda alla fine del programma. Ok, tipo notizie del genere. Sì, esatto, capito? Breaking news. Esatto, poi abbiamo anche, cosa ho digitato lì? Andiamo avanti. Sì. Marco Siffredi's back on number. C'è la funzione back on number. Back on number è il numero, i gradi di separazione che ci sono tra Kevin Bacon, l'attore, e un qualsiasi altro attore. E questo però funziona solo con la versione in inglese di Google e google.com. Nelle altre versioni non funziona. Io ho digitato per esempio Rocco Siffredi back on number e Google ti calcola quanti gradi di separazione ci sono tra Rocco Siffredi e Black on Number. In questo caso sono tre, sono collegati a certi attori, a certi passaggi, e poi si arriva anche a Kevin Bacon. Che hanno in comune. Sì. Cioè, interessante. Per esempio, tra me e un tuo amico, per esempio Alberto, c'è un grado di separazione perché me, te Alberto, quindi uno. Uh-huh. C'è un ponte tra me e due. Capito? Vabbè, poi sarebbero uno perché io... Salutiamo Alberto. Ciao, sì. Alberto. Ciao, che lo conosciamo. Va bene. E poi abbiamo anche una funzione bellissima che è news.google.com/newspaper, che sono tutti i giornali, adesso ci credo poco, uh-huh, in 100 anni di storia dei giornali tu fai una ricerca e ti trova l'articolo inerente nei giornali pubblicati. Ci sono anche siti che non ho capito se sono bene di Google, però comunque se usano Google come motore di ricerca, che si utilizzano digitando su Google. Google L33T, per esempio, ti trova la home page di Google scritta con alfanumeriche, cioè, sì, per esempio, sono scritte un po' da pirata, quelle che usano i pirati sì, informatici per non farsi rintracciare, cioè anziché la L usano l'1, tutte quelle cose lì. Il linguaggio segreto degli hacker. Sì, è il linguaggio segreto degli hacker. E digitando per esempio Google Loco, invece, la pagina di Google si colora... cosa è successo? Google Loco, la pagina di Google praticamente crolla. Questo qui. Tu la digiti e lei crolla, e ogni volta che fai una ricerca ti crolla altra roba. E quindi è inutilizzabile dopo. No, vabbè, però ci puoi giocare col mouse, trascini la roba, lanci. Per esempio, credo di aver cercato un'altra cosa, se non sbaglio, dopo, no? Ho cercato, vai avanti... Ho giocato Moontalk e mi è caduta la roba, le informazioni riguardanti Moontalk dall'alto. E vabbè. E digitando Google Gothic ti si apre la pagina gotica di Google, vabbè, è molto cattiva. E invece digitando Elgog, che è Google al contrario, la pagina di Google si ribalta e tu praticamente cerchi di fare delle ricerche, ma è tutto al contrario, non capisci più niente a un certo punto. Bellissimo.
digitando Google Pac-Man, ti si accede al fantastico Doodle, sì, Lodol, non so come si chiama, Doodle, sì, di Pac-Man, in cui puoi giocare a Pac-Man. Io perdo sempre, mi viene un nervoso a giocare a Pac-Man, non so te. Fai schifo. Digitando Google Gravity, invece, i pezzi cadono giù. Ancora? Sì, ancora, sono due cose simili, vabbè. Uguali, sì. Digitando Epic Google, invece, la scritta si ingrandisce sempre di più. Epic. Ingombrando tutto il... anziché mi sento fortunato, mi sento eccessivo. Digitando invece Winnie Google, la scritta si rimpicciolisce sempre di più. Winnie. Esatto. E poi, vabbè, ci sono anche Google in versione Bork. c'è Google Bork, digitando, vai avanti, Francesco. Google Bork. Bork. Oppure c'è la versione pirata, che sono le scritte. Esatto. Search. Sono le versioni un po' più stupide, insomma. Good search. Ok, siamo arrivati alla fine, no? Se non sbaglio. Sì, abbiamo finito. Allora, io ti, come chicca finale, se usate Chrome, vi invito ad andare su Google Chrome. In questo momento, fallo anche te, Francesco. Tanto c'ho la pagina di Google Chrome, sì. Ce l'hai aperta, no? Te l'ho lasciata aperta. Ok, mettilo come in player nello schermo, se no non si vede. Un attimo, ci vuole un po' di tempo. Ah, giusto, devi impostarlo. Fare le cose in diretta, insomma, non è facile. È bello della diretta, devi bello dire. Della diretta, che tanto lo fa tutto io. Quindi... Intanto salutiamo Francesco, Eugenio, ciao, che ciao. Sarà in viaggio verso l'Inghilterra in questo momento. Ok, siamo pronti, sì. Cosa diciamo? Andando sulla versione di Google, senza connettere a internet il PC, schiacciando la barra spaziatrice, cosa succede? Schiaccia la barra spaziatrice. Guarda, il dinosauro cammina, schiacciando la barra spaziatrice salta. Oh, wow, sei già morto. Vabbè. No, 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 è un giochino. Devo riuscirci. Allora, oh. Uno. No, ma... fai schifo. Allora, devo prendersi la mano con col salto. Praticamente è un giochino da fare quando non ti funziona la linea, per non allontanarti da, e non avere contatti col mondo esterno. Anche se non funziona internet, puoi passare il tempo su Google facendo lo stupido. Poi se lagga è un casino. Vabbè, dai, adesso sei diventato abbastanza bravo. Ok, questo ha fatto anche un suono. È un record. Perché è un giochino. Vabbè. No, adesso non posso finire adesso. Guarda che diventa sempre più difficile, eh. Tu hai 200 punti. Attenzione. Testeremo la mia abilità. Sei diventato bravissimo, però. Dai, perderò per voi. Ecco, basta. Ok. Questo era, insomma, tutto quello che si sapeva. Noi abbiamo scoperto su Google. Se sapete altri trucchi, se sapete altri trucchi, postateli qua sotto. Magari faremo un video d'aggiornamento. Se vi è piaciuto, condividetelo. Oppure scrivete cosa ne pensate. Insultateci, mettete mi piace. Tanti elogiateci. Noi siamo Andrea e Francesco. Questo è il Moontalk. Ogni settimana siamo qua per parlare dei fatti di curiosità più importanti. Dei fatti vostri. Ciao. Fatti vostri. Ciao.